tiro, quindi lo prendiamo anche come spunto. Tra l'altro Sam che ha Vediamo. migliorato in settima posizione. Don Minzoni, ho paura che siamo tutti all'ultimo giro, ma Don Minzoni mi sa che concluderà la sessione di qualifica in pole position, seconda posizione per Ale GMP, Simon in terza posizione del team Etruria, no, un attimo, Tinigno, quarta posizione per lui. Eccolo lì, ecco il nostro regista che ha fatto la nuova grafica, guardate che roba. Don Minzoni, pole position per lui. Adesso andremo a vedere tutto. Tinigno quarto, quinto Diego 03, nessuno i Roadrunners, sesto e settimo con nessuno e Supercloud, ottavo Sam 750 e poi via via tutti gli altri. Andiamo a vedere chi si posizionerà in nona posizione. Ecco qui che stanno arrivando un po' tutti, Diego in, comunque tutti intorno all'1,36 vedo, perché comunque ci sono 5-6 decimi di distanza tra la prima e la sesta, settima posizione, quindi attenzione, eccolo lì. Intanto vediamo Simon di Chiudono un nuovo, po' tutti. chiudono un po' tutti, però comunque, bene o male, vedendo anche i tempi che non sono omologabili, tutti attorno all'1,36. Intanto qualifiche che stanno svolgendo al termine, quindi pole position conquistata da FRT Dominzoni. Andiamo subito a far vedere quelli che sono i risultati di gara. Prego, Eccolo Ale. qua, Don Minzoni, pole position per lui, ma a un decimo di distanza c'è il suo compagno Ale GMP. Simon comunque a 2 decimi, Tinigno a 4 decimi in quarta posizione, Diego in quinta posizione, sesto posto per i Roadrunners con nessuno, al settimo sempre i Roadrunners con Supercloud, ottavo Sam